Daniele Vecchi, è architetto, art terapeuta e counselor. E anche Daniele, sì, abbiamo fatto questo percorso formativo, insomma, io abbiamo avuto il piacere e l'onore di averlo come didattico nell'ambito della nostra scuola, nell'ambito del percorso di art terapia, che ha questo titolo secondo me molto accattivante rispetto alla creatività. Grazie Daniele. Grazie. Sì. Allora, scusate che mi preparo un attimo, seconda. Non ho molte diapositive, F5. Bene, questo è il titolo, se la creatività fosse solo l'inizio. Allora, premetto intanto che quelle che vi propongo oggi sono una serie di riflessioni e devo dire che i relatori che mi hanno preceduto hanno già messo tanti di questi semi che in qualche modo ritroveremo anche in queste brevi note che vi sottoporrò e offrendovi magari un punto di vista ulteriore anche rispetto a quello che abbiamo già visto. Per introdurre queste mie note ho deciso di partire da una frase che è questa, una frase di Ostasinski: non abbiate paura delle vostre ferite, dei vostri limiti, della vostra impotenza, perché con quel bagaglio che siete al servizio dei malati e non con le vostre presunte forze, con il vostro presunto sapere. Questa frase mi ha dato molti spunti, mi ha fatto riflettere proprio per provare a dare, a aggiungere qualche elemento al titolo di questo convegno, chi aiuta chi. E mi fa riflettere soprattutto su come io mi pongo di fronte all'altro. Allora, noi tutti siamo portatori di ferite, abbiamo ferite, la vita ce ne offre, io uso questo termine, tantissime, e queste lasciano dei segni talvolta indelebili. Quando un dolore grande attraversa la nostra vita, la incontra, noi ne veniamo profondamente cambiati, si creano dei solchi, delle tracce che rimarranno per sempre, e anche quando noi reagiamo, ci rialziamo, ricominciamo a vivere, ricominciamo a sperare, a progettare, però non siamo più gli stessi di prima, è impossibile, non ritorniamo mai più, siamo qualcosa di nuovo rispetto a prima. E allora che cosa, qual è anche il suggerimento che ci si dà e si dà, che è quello che di tutte queste tracce, di tutte queste ferite, questi solchi che noi abbiamo, dobbiamo provare a cercare di riutilizzare, di vedere in modo diverso e quindi provare a trasformare, che è una parola magica soprattutto nel nostro contesto di lavoro, perché come ci insegna la fisica nessuna energia va mai perduta, nulla muore, ma tutto trasforma. Allora, anche questa energia, l'energia del dolore, l'energia della sofferenza, è qualcosa che noi, attraverso un percorso, attraverso una serie di passaggi, possiamo riutilizzare e farlo diventare qualcosa di nuovo, di utile e di produttivo per la vita. E quindi, le ferite che noi portiamo sono quelle che ci permettono anche di avvicinarci all'altro, quelle che ci permettono di osservare e di accogliere, di comprendere le ferite dell'altro. Ma come fare per essere credibili? Perché, come dicevamo prima, non è sufficiente essere portatori di ferite. Occorre quelle ferite averle guardate, averle accolte, averle curate con amore e con compassione. E qui mi viene in mente un'immagine che a me piace moltissimo, che è quella del guaritore ferito. Il guaritore ferito è colui che, avendo contemplato la propria sofferenza, è in grado di rivolgersi all'altro e di provare compassione verso l'altro, nel senso di compatire, cioè di accogliere con il suo sguardo l'intero universo della sofferenza, delle ferite che l'altro gli presenta. Quella del guaritore ferito è un'immagine molto utilizzata nella letteratura medico-psicologica proprio per indicare un modo di essere e di fare, di agire, di colui che all'interno della relazione di aiuto ha a che fare con le persone sofferenti. E quindi, da dove
Qual è il momento fondante di questa metafora? Proprio la constatazione che in ogni individuo coesistono la ferita e la capacità di guarigione e che la relazione avviene proprio attraverso l'attivazione di questi due poli in uno scambio che mette il terapeuta nelle condizioni di essere sì guaritore per l'altro, ma anche di rivolgere lo sguardo a se stesso e di vedere quelle ferite, di accoglierle, perché è proprio da quelle ferite che lui trae il nutrimento, sono quelle ferite che rendono efficaci il suo intervento, quelle ferite che a volte al contatto con l'altro si possono riattivare, soprattutto se c'è similitudine, c'è una risonanza dei vissuti, ma sono proprio quelle, quella cicatrice, quindi resa nuovamente viva, resa pulsante, consente proprio di imprimere efficacia l'intervento del terapeuta che, grazie a quello, è in grado di capire e accogliere l'altro per far sì quindi che attraverso quella cicatrice si possa intravedere non il pus della malattia ma quello della rinascita. Il guaritore ferito da dove nasce? Nasce dal mito, anche qui, dal fiato del mito, ed è il centauro Chirone, nasce dall'accoppiamento di Cronos con la ninfa Figura, ed è Cronos, per potersi accoppiare con Figura, aveva assunto l'aspetto di un cavallo, ed è per questo che nasce quindi questo essere che è metà uomo e metà cavallo, che dà origine alla stirpe dei centauri. Chirone è un centauro molto saggio, aveva ricevuto dagli dei le conoscenze relative all'arte medica, alla capacità di guarire, alla conoscenza con delle erbe medicali, tutta una serie di altre cose. Inoltre era anche, si dice che fosse espertissimo anche nell'uso della lira con la quale aveva risanato molti malati. Durante la guerra che era che mosse ai centauri fu ferito da una freccia insanguinata nel sangue dell'idra di Lerna e fu ferito per sbaglio da un ginocchio da cui ricavò una ferita una gravissima ferita che lo fece soffrire moltissimo e assolutamente inguaribile. Questa sua condizione di sofferenza accentuata dal fatto che Chirone, essendo un semidio, era immortale, di conseguenza condannato sempre a vivere in questa condizione di essere guaritore ma anche malato. Quindi Chirone, guaritore bisognoso di guarigione, è proprio colui che ci conferma questa riflessione che in ogni malato c'è un terapeuta, un guaritore, in ogni guaritore c'è un malato. E che quindi occorre rivolgere lo sguardo verso noi stessi e andare alla ricerca del nostro chirone interiore per aiutare, quindi nel momento in cui ci avviciniamo all'altro, aiutarlo a individuare gli elementi di guarigione. È lui che ha avuto fra i suoi tanti discepoli Asclepio, futuro dio della medicina, quindi dio proprio che presiede a questa attività, l'attività medica. Proprio ad Asclepio lui ha insegnato quindi l'arte di curare, cioè di riuscire a individuare nel buco, nelle tenebre della sofferenza, le luci della guarigione. Chirone poi supplicò Zeus di liberarlo dal dono dell'immortalità. Zeus consentì e scambiò la sua mortalità con Prometeo, ma per comunque ricordare per sempre, lasciare qualcosa di immortale in questa figura, lo trasformò in una costellazione, che è la costellazione del Centauro, e questo per rendere comunque fama di immortalità al Centauro. Io credo che questo percorso sia imprescindibile per ogni operatore che vuole lavorare la relazione di aiuto. È inevitabile compiere un percorso di crescita personale, cioè inteso come abbiamo detto, ossia nel guardare dentro se stessi, accogliere le proprie debolezze, saperle trasformare in uno strumento di guarigione per l'altro. Ed è qui tutto il senso, io credo, di quella frase di Ostasevsky che dice quindi non abbiate paura di affrontare le vostre fragilità, perché tutto il bagaglio tecnico,
tempo, le conoscenze, le formazioni che noi facciamo sono assolutamente indispensabili, ma non bastano da sole. Per poter rendere veramente efficaci occorre aver fatto questo percorso, occorre aver guardato e accolto le nostre ferite. Gli occhi di una persona che soffre sono eloquentissimi e sono chiarissimi allo sguardo di chi ha contemplato quella stessa visione, cioè chi ha saputo guardare il dolore, la sofferenza, riesce a coglierla anche negli occhi dell'altro, perché negli occhi di ognuno di noi rimangono le tracce di questi dolori, di queste sofferenze. Bene, e ora parliamo qua della creatività. Noi abbiamo fatto questo, vi ho proposto queste riflessioni, questi suggerimenti, ma la creatività che cosa c'entra? C'entra moltissimo, perché se noi intendiamo con la creatività la capacità di dare voce, di muovere le nostre emozioni, intendiamo la capacità di cogliere le infinite relazioni che esistono fra le cose, di saper notare il dettaglio senza perdere di vista lo scenario, lo sguardo sul tutto, la capacità di meravigliarsi. Cioè, in altre parole, a me viene sempre in mente quella, quando parlo di creatività, una frase di Caro Tenuto, che per me è importantissima. Lui dice: la creatività è la porta che apre. Apre che cosa? Apre al mondo dell'interiorità, al mondo dell'anima. Parlano lo stesso linguaggio. Il linguaggio della creatività e il linguaggio dell'anima è un linguaggio di emozioni. E quindi, quando noi ci avviciniamo all'altro e ci avviciniamo soprattutto attraverso le corde della sofferenza, è importante che noi utilizziamo un linguaggio adeguato, oppure un linguaggio che abbia delle caratteristiche, che sono quelle proprio del linguaggio delle emozioni, del linguaggio simbolico, il linguaggio della creatività. Ed è quindi un linguaggio che consente tante cose. Innanzitutto consente di tenere anche una giusta distanza, perché per poter affrontare questi argomenti non bisogna andare troppo decisi, bisogna usare guanti per entrare in contatto con le ferite dell'altro, dei guanti che sono tessuti con i fili dell'amore e della compassione. Non bisogna avere fretta di sanificare e di recidere, ma bisogna lasciare tempo, il giusto tempo, che la ferita prenda aria e che da sola possa rigenerarsi, rigenerare quelle cellule, quegli umori che sono l'umore della guarigione. E io vorrei a questo punto proporvi un esempio. Questa anche alla fine è una conclusione: guaritore ferito è colui che, proprio perché si sa malato, sperimenta il limite della propria natura, è capace di prendersi cura dell'altro senza peccare di ubris, cioè senza pretendere di gestire i segreti della vita e della morte. L'esempio che vi porto, un po' perché mi piace calare sempre le mie riflessioni in qualcosa di concreto, spesso queste prendono proprio l'origine dal mio lavoro, da quello che io faccio, dalle occasioni, dai doni che la vita mi pone. Questo è un percorso che io ho fatto all'interno dell'hospice. Io sono volontaria in un hospice, un centro di cure palliative. Durante questa mia attività, questo mio servizio, ho conosciuto una persona che è rimasta per alcuni mesi in hospice. Fatto abbastanza raro, perché purtroppo nei centri di cure palliative i malati arrivano spesso che sono veramente terminali, cioè ci stanno pochi giorni. Va bene se ci stanno una settimana, 10 giorni, è difficile fare un percorso di preparazione e di accompagnamento con un tempo così. In questo caso invece la persona che era entrata era rimasta alcuni mesi, quindi ancora per tempo per poter affrontare i percorsi. Una persona tra l'altro che aveva una facilità di relazione incredibile. Entrando nella stanza, nella sua stanza, proprio si coglieva un senso di accoglienza. Lei riceveva le persone con un sorriso non solo della bocca, ma dico proprio un sorriso che veniva da dentro, dall'anima. E lei era ricoverata per un tumore polmonare
e aveva fatto, con diversi di noi, ha fatto un percorso di accompagnamento, cioè con lei, quindi noi volontari sono riusciti a fare con lei un percorso veramente straordinario. Lei amava la musica, amava la lettura, amava soprattutto parlare con le persone con una semplicità, ma una semplicità condita veramente di contenuti che venivano dal profondo, e noi abbiamo fatto questo percorso con lei. A un certo punto, è un percorso che era fatto soprattutto di colloqui, di altro tipo di cose, ma è arrivato un momento in cui mi sono sentita di proporle di fare un piccolo laboratorio, e gliel'ho proposto perché lei aveva un tumore polmonare, aveva spesso delle crisi respiratorie, nell'ultima fase veramente queste crisi si erano molto, erano diventate molto frequenti, gli lasciavano addosso un senso di ansia, di angoscia profonda. E mi è venuta questa idea di proporlo come possibilità di vedere se attraverso questo nostro fare, visto che si era stabilita una bella relazione, una relazione di cuore fra me e lei, se poteva essere un modo per poterla buttare fuori un po' quest'ansia, magari per provare a vedere che cosa, se qualche cosa poteva emergere che la poteva aiutare. Accettato, e una mattina, mi ha sempre usato, bisogna avere la fortuna di essere al momento giusto, nella situazione giusta, una mattina mi presento in hospice ed era la mattina giusta. Era, stava bene, era in forza e ha accettato subito di dare corso a questa mia proposta. E la prima cosa che faccio, quindi vabbè, i mezzi con cui abbiamo, si fa questi laboratori nostri sono mezzi abbastanza semplici, quello che si può fare, si può utilizzare con un malato che giace in un letto, quindi io di corsa vado a prendere i miei pastelli, i fogli, e la prima cosa che lei fa, intanto mi dice, tu adesso non guardare, stai lì perché adesso voglio fare una cosa assolutamente, ma non guardare, te fai dell'altro intanto, fai anche te qualcosa. E si mette lì molto intenta e fa questo disegno, molto orgogliosa, me lo presenta dicendo, questo è l'unica cosa che io so fare col disegno, una sorta di nodo, un intreccio che mi ha insegnato mio papà quando ero piccola, e ogni volta che io prendo in mano una matita, ripropongo questo, è l'unica cosa che so fare. Poi da lì lei si interessa a quello che ho fatto io, vabbè io ho fatto niente, nel senso che ovviamente il ragazzo di sì, il relatore di prima, ho preso in mano un pastello, mi sono messa a scarabocchiare, ma anche con una finalità poi ben precisa, cioè quello di proporle poi lo scarabocchio e di vedere insieme che cosa ne era emerso. Particolarmente incuriosita, accetta di fare anche lei e quindi le dico bene. Si prende un pastello e fa uno scarabocchio e lei fa questa cosa, e dopo che l'ha fatto proprio assolutamente così, senza lei, era una persona che non ha mai veramente usato questo strumento come suo modo per esprimersi, quindi fa lo scarabocchio e insieme cerchiamo di vedere che cosa ne emerge, che cosa ci salta fuori. Allora lei, non so se è riuscita a individuarlo, quel segno nero un pochino più forte ha ritracciato sullo scarabocchio un volto, cioè un basco che si vede in mezzo di traverso, una figura di donna che sono gli occhi o gli occhiali, e con una sigaretta in bocca. E lei dice, ma guarda un po', sono io. Da notare che lei aveva avuto questo grosso problema, questo tumore, proprio perché era una fumatrice accanitissima, e questo fatto della sigaretta per lei costituiva un grosso rimorso, un rimorso per il dolore di quello che stava vivendo adesso e che aveva procurato anche alla sua famiglia, ed era uno dei punti sui quali lei si stava anche un po' fatto il suo percorso, proprio di riconciliarsi anche con questa, con questo vissuto così doloroso. Guardando questo si esalta un po', anzi mi piace molto, io glielo propongo anche un po' come gioco questo nostro dire, no? E le dico, le propongo di fare il dialogo visivo, dico dai, adesso non parliamo più, proviamo a dialogare attraverso le matite, attraverso il disegno, vediamo un po' che cosa ci salta fuori. Lei, ognuno di noi prende un colore e salta fuori questa cosa.
Diciamo che è questo caso è veramente ancora molto un gioco, nel senso che qui subito c'è una ricerca della forma, no? Nel senso che uno fa un segno e automaticamente viene fuori un disegno. Allora, prima sono saltati fuori gli occhi col naso, poi è diventato un volto, poi è diventata una pecora, poi ci sono saltati fuori le due piante, insomma è un tipo di gioco in cui un po' l'ho presa per mano e l'ho condotta a fare questa cosa, il gioco della forma che si trasforma, lo faccio spesso con i bambini che sono normalmente le persone con cui lavoro io. E in questo caso lei però ha cominciato ad addentrarsi, a prendere confidenza con una modalità di espressione che è un po' nuova per lei. Da lì, passo successivo, le propongo di fare la stessa cosa, ma suggerendole questa volta di non andare a ricercare una forma, ma se possibile di provare a rimanere all'interno di un segno che non vuole per forza significare qualche cosa, una forma, ma di vedere se con questo noi riuscivamo veramente a fare il nostro disegno. E qui salta fuori quest'altro disegno. E partiamo sempre rispettando un po' questo requisito, vabbè, a parte qualche forma che c'è. A un certo punto finiamo e proviamo a vedere che cosa salta fuori. E lei, un pochino più seria, vabbè, la prima cosa che vede, se questo disegno lo girate, si vede intorno all'ovale, come questo specie di ricciolino, e dice, ma guarda, un colletto di una camicia di una vecchia signora, come si usava una volta. Poi se lo riguarda, lo gira sotto sopra e dice, ma sai cosa ti devo dire? Che questo pallino verde che c'è dentro, ma sai che mi sembra uno spermatozoo? E io, molto seria su questo, e io confesso che mentre facevamo, senza parlare, io l'avevo visto come un ovulo quello, e le avevo fatto infatti questi due segni, no, per dire proprio di apertura verso l'esterno. Insomma, dal gioco il discorso rimane sempre così, con questo tono giocoso, però diventa un po' più serio, e insieme la prendo per mano e la conduco a vedere che in realtà questo è un utero con dentro un ovulo, uno spermatozoo, invece è comunque una nascita. Lei si fa molto seria e mi guarda e mi dice, ma allora forse noi abbiamo disegnato un utero, abbiamo disegnato una nascita, eravamo a dicembre, e forse è la nascita di Gesù. Mi fermo lì, non sono andata oltre, io in realtà dietro quella nascita ho visto un'altra nascita, ho visto la sua preparazione. Infatti dopo neanche una settimana lei è morta, dopo 3 giorni di sedazione, e aveva visto con la modalità, con la giusta distanza, con tutto quello di cui aveva bisogno, lei in qualche modo ci aveva salutati. Il giorno dopo lei ha festeggiato i 50 anni di matrimonio col marito, che era una tappa a cui teneva moltissimo e che io ormai speravo di poter raggiungere, e dopo 3 giorni appunto ha chiesto la Allora, se vogliamo tirare una sintesi da questo percorso, perché vi ho presentato questo? Perché la domanda, chi ha aiutato chi qua? Io ho aiutato Maria, la chiamiamo così, o Maria ha aiutato me? Probabilmente, e penso di avere entrambe le risposte, cioè ci siamo prese per mano e insieme abbiamo fatto un percorso con una tappa molto importante. Per lei è il fatto proprio di aver in qualche modo portato a compimento il suo percorso di preparazione, perché attraverso questo exploit che non aveva mai fatto prima, che era assolutamente fuori da quelli che erano i suoi strumenti abituali, ha in qualche modo si è accomiatata, ha visto dietro queste linee tracciate in ascolto, in assoluto ascolto, in relazione profonda fra me e lei, tracciate con amore, pure nella forma del gioco, lei ha individuato l'orizzonte della sua rinascita. E io mi sono detto, un insegnamento molto importante per me, che sono riuscita a elaborare alla fine di questo percorso a ritroso. Per molto tempo io mi ero chiesta, ma insomma forse non stiamo facendo abbastanza, questa persona è una persona che ha gli strumenti, la potremmo aiutare molto di più, anche a fare un percorso di preparazione, proprio anche a affrontare in maniera esplicita anche quello che sta vivendo. Ma
ho capito che in realtà ogni percorso è assolutamente personale, non ci sono delle regole canoniche per cui un percorso di accompagnamento in questo contesto deve avere determinate tappe, se non si verbalizza, se non si fa veramente tutto il punto della situazione, così mi sta facendo un percorso. In realtà i percorsi che ognuno di noi intraprende per affrontare le proprie sofferenze, per guardare le proprie ferite, per in questo caso accomiatarsi, quindi per sempre anche dalla vita, sono spesso mascherate, silenziose, viaggiano su dei segnali, delle tracce che sono veramente a volte delicatissime da cogliere. E quindi che cosa bisogna fare? Gli strumenti quali sono? Le proprie ferite? Avere questo atteggiamento di guaritore ferito, cioè di contemplazione della propria sofferenza, averne la consapevolezza, e l'altro i nostri strumenti, questi strumenti che per me sono un disegno, io ci sto comoda in questo e allora attraverso questo io mi affido forte di questi due elementi, lasciarsi andare, e solo in questo modo io riesco a entrare in quella relazione profonda con quella persona che di fronte a me mi sta aprendo il suo universo, mi sta facendo vedere le sue ferite, mi sta introducendo nel suo territorio sacro. Come posso fare io per cogliere quello che veramente, ciò di cui lei veramente ha bisogno? Solo così, dotata di questi strumenti e assolutamente in ascolto, certa che i cuori, quando hanno questi elementi, sono in grado di sintonizzarsi sulle frequenze, ed è solo attraverso quel messaggio, il messaggio dei cuori che vibrano all'unisono, io posso trarre gli elementi che lei mi ha dato per poterla aiutare. E quindi cosa ho fatto io? Ho messo da parte la mia hubris e, avendo toccato e constatato sia le mie ferite, sia il senso del mio limite, sono diventata per lei accompagnatore credibile e abbiamo fatto insieme questo passaggio. E quindi, sintesi delle sintesi, e tornando al titolo della mia relazione, e se la creatività fosse solo l'inizio, che cosa? Qual è la strada che dalla creatività parte e dove arriva? Arriva a una delle dimensioni più profonde dell'essere umano, arriva alla dimensione spirituale, che è la dimensione significativa dell'uomo, che si riferisce al modo in cui gli individui indagano, attribuiscono significato e scopo alla vita, nella relazione con se stessi, con gli altri, con la natura e con il sacro. Quindi noi partiamo dalla creatività, quindi partiamo da noi stessi, e sappiamo che se veramente deponendo tutto ciò che è superfluo, che non serve, ma ascoltando, entrando in contatto, in relazione stretta con noi stessi, entriamo anche in contatto nella relazione stretta con l'altro, entriamo attraverso la sofferenza, attraverso le ferite, nella dimensione spirituale, che è la dimensione significativa dell'uomo, da cui non si può prescindere se vogliamo entrare in relazione con la sofferenza, perché la sofferenza profonda, che è la sofferenza di tutti noi, affonda le sue radici proprio in questa dimensione, da lì cresce e si dirama in tutte le altre. Ma dobbiamo essere consapevoli che nel momento in cui entriamo in relazione su questo piano, su questa dimensione, siamo nudi, nudi l'uno di fronte all'altro, e gli unici strumenti che abbiamo sono questi, le nostre ferite. E questo, su questo tema io mi voglio fermare, perché è un tema, è una piccola apertura su un universo che meriterebbe di essere, di avere altri ben più ampi approfondimenti, ma ve lo voglio porre proprio perché io credo che sia un punto a cui non è possibile sottrarsi se vogliamo entrare in questo tipo di relazione. E vi chiudo la mia relazione, se ho due minuti, con una lettura che suggella un po' tutto il mio discorso. È un brano tratto da Heschel. Nell'ampio testo della realtà, lo spirito pratico è più attento alle virgole e ai due punti che al suo contenuto e al suo significato, mentre per il senso dell'ineffabile le cose risaltano come punti di esclamazione, come testimonianze silenziose,
L'anima dell'uomo spinge a prestare la voce a tutte le creature per cantare ciò per cui esse esistono. Tutte le cose comportano più significato di quanto non sia contenuto nel loro essere. Esse significano più di quanto sono in se stesse. I fatti finiti contengono anch'essi un significato infinito. È come se tutte le cose fossero vibranti di un significato spirituale. E ciò che noi cerchiamo con l'arte creativa e le azioni giuste è di intonare questa corda segreta, un aspetto di quel significato. Fino a quando non vediamo che oggetti, noi siamo soli. Quando cominciamo a cantare, noi cantiamo per tutte le cose. La musica, nella sua essenza, più che descrivere ciò che esiste, cerca di trasmettere ciò che la realtà significa. L'universo è una partitura di musica eterna e noi siamo il suo grido, siamo la sua voce. La ragione, esplorando le leggi della natura, tenta di decifrare le note ma non afferra l'armonia, il senso dell'ineffabile. Invece lo cerca il canto. Quando pensiamo, noi usiamo parole o simboli di ciò che sentiamo riguardo alle cose. Quando cantiamo, invece, veniamo trascinati dalla meraviglia. E gli atti di meraviglia sono segno singoli di ciò che le cose significano. Grazie. Nina, credo che il percorso di stamattina sia stato veramente di un'intensità e di un aspetto anche emozionale, come le scienze umane, le relazioni umane hanno questo grandissimo ingrediente, una componente, il cambiamento, la trasformazione parte proprio da questi tratti emozionali, queste esperienze che oggi, anche ieri, no? Nel percorso della relazione porta a una ricchezza straordinaria. Quindi grazie di questi contributi e di queste